Ascolta, Tom, ho un lavoretto delegato da affidarti. Non conosco nessuno che possa farlo meglio di te. Sei un buon guidatore e hai esperienza. Beh, per farla breve, domani le auto migliori si affrontano nel circuito qui in città. E io ho scommesso su un ragazzo che era il favorito fino ad ora. L'ho un po' aiutato nella carriera. Mi piacciono le auto veloci. Ho pensato che era il caso di rifarmi un po' di quell'investimento. Mi capisci? E adesso Ralph viene a dirmi che è arrivato un europeo che ha un'auto che vince sicuro. Ralph se ne intende di auto, le conosce bene. Ma per il resto è un vero coglione. Non poteva dirmelo prima che scommettesse sul ragazzo. E poi che accidente ci fa qui uno nato Dio sa dove? Queste sono corse americane. Io e il consigliere stavamo pensando che cosa fare, perché molti dei ragazzi hanno scommesso come me e certo non sarebbero felici di perdere i loro soldi. E che figure ci farei io? Da vecchio scimunito, Tommy, non lo posso permettere. Io e il consigliere stavamo pensando che fare. Se gli succedesse qualcosa, non mi piacerebbe, non sarebbe sportivo e non mi godrei la vittoria. Così Ralph mi ha detto che conosce un sorvegliante al garage dell'autodromo. Stanotte andrai lì e porterai l'automobile di quell'europeo da un meccanico. Uno che sa il fatto suo con queste macchine. Ci darà un'occhiata e una sistematina. Non appena finito il lavoro, la riporti indietro. È importante che l'auto torni al suo posto prima che qualcuno se ne accorga. E che non ti salti in mente di fare incidenti o farti beccare dagli sbirri. Ci siamo capiti? Sì, capo. Se ci riesci, ovviamente, ti beccherai una parte della vincita. Ora va. Ralph ti fornirà i dettagli. Ciao Ralph, sai qualcosa del lavoro di stanotte? Certo Tommy, devi andare all'autodromo e recuperare quell'automobile. Lì lavora il mio amico Bobby. Vai sul retro e lungo la strada trovi la guardiola. Di a Bobby che ti mando io e lui ti porterà la macchina. Siamo già d'accordo. E poi? Devi portarla al garage del mio amico Luca Bertoni. Sta a Newark, sotto il Giuliano Bridge. Le darà un'occhiata e una sistematina. Poi riportala indietro. Sembrerebbe uno scherzo. Ma devi finire entro l'una e un quarto, quando cambia la guardia. Nessuno deve sapere che la macchina è stata spostata durante la notte. Non deve esserci nemmeno un graffio sopra. E cerca di non farti beccare dagli sbirri, eh? E come ci arrivo? Mi è arrivato qualcosa di nuovo. Rubarne una non è niente di che. Sta a vedere. Basta infilare un pezzo di cavo qui dentro, girare un po' e una volta dentro collegare questi due cavi. Bene, non dovrebbe essere un problema. Grazie, Ralphie. E non risparmiare benzina, Tom.
Salve, devi essere l'amico di Ralph. Esatto. Andiamo con la tua auto. Entra e vai verso il garage. Ok, ci siamo, amico. Su, non abbiamo molto tempo. Ok, è questa. Sì, ma stai all'occhio. Non devi farci nemmeno un graffio. E cerca di evitare gli sbirri, questo gioiellino è facilmente riconoscibile. Capito. Tra circa mezz'ora arriva l'altro guardiano, perciò devi tornare per tempo, amico. E fai attenzione, questa va veloce. Forse è la macchina più veloce del mondo, chi lo sa? Certo, Bobby, nessun problema. Farò tutto nel giro di mezz'ora.
Ehi, vieni da parte del signor Salieri, giusto? Sono Luca Bertone. Io sono Tom. Dicono che tu sai mettere la museruola a questa bestia. Credo di sì. Beh, è meglio che ti dai da fare, abbiamo solo 27 minuti. Non è molto. Ma vediamo che si può fare. Puoi farti un giro. Ehi, come procede? Ho appena finito. Puoi andare. Ma ti conviene sbrigarti? Non funziona più bene come quando sei arrivato. Grazie. Il signor Salieri apprezza il tuo lavoro. Certo, mandagli i miei saluti. Se dovesse aver bisogno di qualcos'altro, sono a disposizione. Ho puntato sul suo stesso pilota.
Vedo che ce l'hai fatta, amico, e l'automobile non ha neanche un graffio. Grazie, Bobby. Era davvero la macchina più veloce del mondo. Sicuro, è una fortuna che tu ci sia riuscito. Ho scommesso anch'io sull'auto del Don. Pare che l'abbiano fatto in molti. Ci ho scommesso io e tutti quelli del vicinato. Beh, immagino che conti anche il pilota. Certo, beh, non ti trattengo. Buonanotte. Notte, Bobby, e grazie per l'aiuto. Salve Luigi. Ehi, Tommy. Dove sono gli altri? Sono tutti alla corsa, arrivi tardi. Volevo dormire un po' dopo il lavoro di ieri notte. Certo. Pronto? Sì? È appena arrivato. Certo. È per te, Tom. Sì? Tom, sono Frank. Sei stato bravo ieri, ma abbiamo ancora bisogno di te. Vieni subito all'autodromo. Il tizio che doveva vincere la corsa si è fatto spaccare un braccio. Strana coincidenza. Comunque, la gara devi farla tu. Frank, Tom, io... manca mezz'ora alla partenza. E non ho tempo di far scuola guida a un altro. Cristo santo, Tom, c'è in ballo un sacco di grano, lo capisci questo? Sì, ok. Frank, ma... Allora ti aspetto qui al circuito tra pochi minuti. Non sembri entusiasta. Forse perché non lo sono.
bravo, Tommy, eccoti qui. Ciao, siete sicuri di volerlo fare? Non ho mai corso prima d'ora. So che non sarà uno scherzo, ma non abbiamo scelta. Se partecipi, non perderai. Ti sembra che sia in grado di farlo? Ma non conosco il regolamento. Ma è semplicissimo. Fai 5 giri e se arrivi primo, vinciamo. Se arrivi secondo, perdiamo il mallotto. L'auto dell'europeo è manomessa. Dovrebbe andare tutto liscio. Senti, a quella velocità è normale che qualcuno ti venga addosso. Per cui attento a quei bastardi. Buona fortuna, tu. Ce la puoi fare. Non ne sono convinto. Tom, metà quartiere e tutti i ragazzi hanno puntato sul pilota del Don. Sai cosa significherebbe se perdessi? Perderebbe il Don. Perderesti tu e perderemo il rispetto guadagnato in questi anni. La gente ci dà la fiducia oltre che i soldi. Capisci cosa c'è in gioco? Sì, Frank, certo. Capisco. Rilassati. Fagli vedere chi sei.
Sapevo che non ci avresti deluso, Tommy. Adesso sei davvero uno di noi. C'è parecchia gente che ha fatto i soldi con questa corsa. E il merito è tutto tuo. Non rimarrai a secco. Dovresti andare a trovare Luca Bertone. Anche lui ha fatto un sacco di grana e vuole sdebitarsi in qualche modo. Ok, ci andrò. Posso congratularmi con te, campione? Grazie. Ehi, c'è nessuno? Ciao Tommy, sì, ci sono. Tom, congratulazioni per la vittoria. Sei stato grande. Non pensavo che ce l'avresti fatta, ma quando ti ho visto partire ho capito come sarebbe finita. Grazie a te ho guadagnato una bella sommetta, Tom. E per dimostrarti che non sono un ingrato, ti insegnerò qualche trucco. La vedi quella? Non posso regalartela, ma posso insegnarti come e dove procurartene una. Sta a vedere com'è facile entrarci. Ecco fatto, uno scherzetto. Ok, penso che riuscirei a farlo. Ce n'è un'altra che appartiene a un ricco funzionario comunale. Durante il giorno rimane nel parcheggio dietro al municipio di Central Island. Potrei andare a vedere se è parcheggiata come si deve. Quando ti stanchi di quella, fai un salto qui, Tom. Ho sempre qualcosa di nuovo. Grazie, Luca. Non mancherò di farti visita ogni tanto. Ci vediamo. Thank you.
Così mi feci qualche nuovo amico ed ebbi la mia prima.